In questo nuovo video, vogliamo presentarvi la classifica delle 10 città più belle del mondo. Ma questa è solo la nostra opinione. Purtroppo è difficile creare una vera e propria classifica. Ma noi ci proviamo lo stesso. Ci sono un sacco di città bellissime che crescono e si evolvono in un batter d'occhio, quindi non è detto che per altri la top 10 sia condivisa. Ad oggi siamo riusciti a stilare questa classifica, che è la prima di questa nuova top 10 del canale. Sperando che il video sia di vostro gradimento, vi auguriamo buona visione. In decima posizione. Iniziamo questa classifica con una città speciale. Venezia, la città più romantica al mondo. La sua laguna e il suo carnevale, le sue gondole e Piazza San Marco sono già sufficienti per farne un patrimonio dell'umanità UNESCO, ma offre molto altro ancora. Venezia, capoluogo del Veneto, si trova su oltre 100 piccole isole situate nella laguna Adriatica. La città non ha strade, ma canali, tra cui il Canal Grande, fiancheggiato da palazzi rinascimentali e gocci. La piazza centrale, Piazza San Marco, ospita i mosaici bizantini della Basilica di San Marco e il campanile, che offre una vista sui tetti rossi della città. Insieme a Cannes e Berlino, è considerata una delle capitali del cinema europeo. La città è stata per 1100 anni la capitale della Serenissima Repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo come la Serenissima. In nona posizione. Anche la capitale ceca, per molti è ai primi posti di altre classifiche, precisamente quelle delle città con le donne più belle del mondo. Ma Praga ha anche un centro storico patrimonio dell'UNESCO, fu capitale del Sacro Romano Impero, e la città vecchia di notte, è un sogno ad occhi aperti. Praga è la capitale della Repubblica Ceca, ed è attraversata dal fiume Moldava. Soprannominata la città dalle 100 torri, è nota per la piazza della città vecchia, cuore del nucleo storico, sede di colorati edifici barocchi, chiese gotiche e dell'orologio astronomico medievale, che dà spettacolo allo scoccare di ogni ora. Completato nel 1402, il pedonale Ponte Carlo è fiancheggiato da statue di santi cattolici. La città di Praga si sviluppa su 9 colli, di cui il più alto è il Petin. In ottava posizione. E siamo arrivati ad Amsterdam, una città trasgressiva all'opinione di molti, per via dei suoi famosi quartieri a luci rosse, e per i suoi coffee shop dove è consentito acquistare e consumare cannabis. Sì, perché è legale lì. Amsterdam è molto di più di quello. Ci sono i suoi canali, i mulini a vento, distese immense di tulipani colorati, le sue innumerevoli piste ciclabili percorrono tutta la città. Attenti a non invadere le piste, correreste il rischio di essere investiti. Le case strette con facciate a capanna sono eredità del XVII secolo, l'epoca d'oro della città. Il quartiere dei musei ospita il Museo Van Gogh, il Rijksmuseum, con opere di Rembrandt e Vermeer, e il Museo Stedelijk, dove sono esposte opere d'arte moderne. Da non perdere, la casa di Anna Frank, ed il giro in battello sui canali. In settima posizione. E siamo arrivati a San Francisco, che è il centro economico, finanziario, culturale e artistico della San Francisco Bay Area. È famoso per il Golden Gate Bridge, per i grattacieli come la Transamerica Pyramid e la Millennium Tower. Ha molti parchi, il più famoso è il Golden Gate Park. San Francisco, nel nord della California, è una città collinare sulla punta di una penisola delimitata dall'Oceano Pacifico e dalla Baia di San Francisco. A parte la nebbia costante, è famosa anche per i suoi tram e le colorate case vittoriane. La piramide Transamerica nel distretto finanziario è il grattacielo più famoso della città. Nella baia si trova l'isola di Alcatraz, sede della famigerata prigione. In sesta posizione. La città natale di Dante Alighieri, madre del Rinascimento e culla dell'arte e dell'architettura, è una tappa obbligata. Chi dice Firenze dice Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Botticelli. Firenze, il capoluogo della Toscana, ospita molti capolavori dell'arte e dell'architettura rinascimentale. Uno dei luoghi più famosi è il Duomo,
Una cattedrale con una cupola piastrellata progettata da Brunelleschi e il campanile di Giotto. Il David di Michelangelo è nella Galleria dell'Accademia, mentre la Nascita di Venere del Botticelli e l'Annunciazione di Leonardo da Vinci sono nella Galleria degli Uffizi. Importante polo universitario e con il suo centro storico patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1982, è considerata la culla del Rinascimento. In quinta posizione. Siamo arrivati nella top 5. Il bel paese si porta a casa il quinto posto. Roma Caput Mundi, il centro assoluto del mondo antico, una città dove ogni angolo risplende di luce propria. Il Colosseo è una delle sette meraviglie del mondo moderno, ma è solo una delle tante bellezze di Roma. Nel suo insieme è circondata da monumenti, cucina e storia. Roma, la capitale d'Italia, è una grande città cosmopolita con una storia di arte, architettura e cultura, che ha influenzato il mondo, risalendo a quasi 3.000 anni fa. Antichi siti come il Foro e il Colosseo testimoniano il potere dell'antico impero romano. Sede della Chiesa Cattolica, la città del Vaticano, ospita la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani, sede di capolavori come la Cappella Sistina con gli affreschi di Michelangelo. In quarta posizione. Siamo entrati nell'elite delle città più belle del mondo, e qui puoi vedere Barcellona, la città di Gaudí, la Sagrada Famiglia e il Parco Güell. Non potrai non visitare Las Ramblas, e la Mecca del calcio, lo stadio Camp Nou, sede del Barcellona e del pluripremiato Leo Messi. Affacciata sul Mar Mediterraneo, Barcellona è la capitale della regione spagnola della Catalogna ed è nota soprattutto per la sua arte e architettura. La Cattedrale della Sagrada Famiglia e altri edifici stravaganti progettati da Antoni Gaudí sono i punti di riferimento della città. Il Museo Picasso e la Fondazione Joan Miró espongono le opere di due rinomati artisti contemporanei. Il Museo Storico Municipale MUBA ha una vasta collezione di reperti archeologici risalenti all'epoca romana. Barcellona è una delle capitali europee più trendy. In terza posizione. Sale sul gradino più basso del podio la città cosmopolita per antonomasia. Una città di parchi, una capitale europea che fa tendenza, ed è essa stessa tendenza. La città degli autobus rossi a due piani e del scambio della guardia più affascinante d'Europa, è la città del Tower Bridge, della Regina e dei Pink Floyd. Capitale dell'Inghilterra e della Gran Bretagna, Londra è modernissima con una storia che risale all'antica Roma. Al centro si trovano le imponenti House of Parliament, l'iconica torre dell'orologio del Big Ben e l'abbazia di Westminster, dove vengono incoronati i monarchi britannici. Dall'altra parte del Tamigi, il London Eye offre viste spettacolari del distretto culturale di South Bank e della città nel suo insieme. In seconda posizione. È per un soffio che la città di Manhattan si piazza al secondo posto, uno degli skyline più impressionanti del mondo. È anche la città della Statua della Libertà, dell'Empire State Building, Central Park e il Metropolitan Museum. New York, conosciuta anche come la Grande Mela, è la città più popolosa degli Stati Uniti e il centro economico più importante del mondo. Per milioni di persone, questa città è la capitale del mondo. Una metropoli dove è impossibile non trovare qualcosa da fare e da vedere, attira turisti da tutto il mondo per ammirare le sue vaste attrazioni. New York è una città di contrasti tra unione e divisione, ma bisogna visitarla in prima persona almeno una volta nella vita. In prima posizione. Siamo finalmente arrivati nella città più bella del mondo, secondo la community dei viaggiatori. Musa di scrittori, cantanti e artisti, capitale della moda e dell'eleganza, Parigi è uno straordinario crogiolo di culture, storie, tradizioni e leggende. Dalla Torre Eiffel, a Montmartre, da Notre Dame al Louvre, musei, cimiteri e molti altri monumenti importanti. Parigi, la capitale della Francia, è una delle città più importanti d'Europa. L'architettura urbana del XIX secolo è caratterizzata da ampi viali e dalla Senna. Oltre a monumenti come la Torre Eiffel e la Cattedrale Gotica di Notre Dame, del XII secolo, la città è nota per i suoi caffè tradizionali e i suoi negozi di alta moda, lungo Rue du Faubourg Saint-Honoré. Grazie per aver visto il video.
Se è stato di tuo gradimento, metti mi piace ed iscriviti al canale.